manifestazione che ha lo scopo principale di promuovere la diffusione dello sport, in particolare nei confronti di giovani. Ci è parso che questo bellissimo spazio liberato al traffico automobilistico fosse una grande palestra a cielo aperto, dove tante discipline, non tutte ma tante discipline, sono una quarantina circa, possono proporsi alla popolazione che sarà lì, a quelli che riterranno di venire, che potranno vedere da vicino la scherma piuttosto che la pallacanestro, la pesca, la corsa, lo sci di fondo. Veramente ci sarà da gustare anche questi ragazzi che faranno esibizioni, perché ecco, il succo è anche chi passa può, nei limiti del possibile, partecipare e provare questo, quella disciplina. Questa è un'ottima occasione per promozionare lo sport all'interno della città, utilizzando anche la città come impianto sportivo. Quindi questo è il primo messaggio che noi vogliamo portare. Sono tantissime le associazioni sportive che hanno accolto l'invito che è stato fatto dalla Consulta dello Sport, e quindi sarà un pomeriggio secondo me molto interessante. C'è la possibilità di provare tanti sport, c'è la possibilità di provare anche movimento. Noi allestiremo appunto alcuni percorsi per la camminata veloce e la corsa lenta, e tutte le persone avranno la possibilità di provare che si può fare movimento per la propria salute. Quindi è il momento buono per convincere le persone che non si muovono a mettersi in movimento.